Buongiorno ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi Revolution, rasata di capelli, rasata di barba e vai col liscio. Oggi, 23 aprile 2021, si celebra la giornata mondiale del libro. Ieri, 22 aprile 2021, si celebrava la giornata mondiale della Terra. Ora io mi chiedo, e se volete mettetemi le risposte qua nei commenti, a cosa servono tutte queste giornate mondiali? Forse a noi fruitori di Instagram, di YouTube, a noi YouTuber, per fare questi contenuti? Ma di per sé una giornata non vale niente se non è accompagnata mano, giorno dopo giorno, nell'importanza del significato di questa stessa giornata. Le giornate mondiali devono essere celebrate tutti i giorni, non un giorno all'anno giusto per dire celebriamo questa giornata. Certo, può essere un buono spunto per dare un input alle persone, ma ricordatevi, dobbiamo celebrarle tutti i giorni. La giornata mondiale della Terra, del pianeta, deve essere celebrata tutti i giorni perché il pianeta è importante ed è importante non solo il 22 aprile, ma è importante 365 giorni all'anno, perché se il pianeta affonda, affondiamo anche noi insieme a lui. E non è pensarci un giorno all'anno che lo salverà. La giornata mondiale del libro, oggi, 23 aprile, è importante. Ma è importante, 365 giorni all'anno, noi dobbiamo insegnare alle nuove generazioni a leggere, a prendere in mano i libri, a sentire la carta, a tastarla, ad annusare i profumi delle pagine di un libro stampato. I giovani d'oggi non sanno più cosa sia un libro. Purtroppo la maggior parte usa solo queste tavolette, come direbbero i più anziani, che sto usando io per registrare questo video. Mi raccomando, io voglio dire, è importante oggi celebrare la giornata mondiale del libro, così come ieri era importante celebrare la giornata mondiale della Terra, ma ricordatevelo, celebriamole 365 giorni all'anno. Bene, oggi ho voluto solo fare, esprimere questi miei pensieri partendo dal giorno odierno, che è la giornata mondiale del libro. Quindi alla prossima per nuovi interessanti video. Ciao ragazzi!